No, Riccardo Mandelli. Questo funziona meglio, sì. Allora, mi chiamo Riccardo Mandelli, sono autore di qualche libro che studia non direttamente la massoneria, però la massoneria, quando si comincia a studiare certi periodi storici, per esempio questo del 17, oppure anche eventi un po' particolari, come per esempio lo sviluppo dell'industria del gioco d'azzardo in Italia, la massoneria salta fuori sempre, non c'è verso, se si trova qualunque cosa abbia un rapporto minimamente importante nella politica, salta fuori automaticamente la massoneria. E salta fuori in maniera proprio evidentemente con il desiderio di controllo di quel fenomeno. Io per esempio ho studiato a lungo l'espansione dell'industria del gioco, e dietro l'espansione dell'industria del gioco c'è sicuramente una rete massonica importante. Quindi è vero, la massoneria è stata soprattutto tra fine 800 e 1900 non solo il partito della borghesia, ma anche la borghesia, perché la borghesia era divisa in diversi partiti, non esisteva un partito liberale vero, esistevano delle liste liberali che si aggregavano poi al momento delle elezioni, no? Poi esistevano altri partiti come repubblicano, radicale, ma in realtà quello che faceva da collante era l'appartenenza alla massoneria, con i suoi obiettivi e con i suoi strumenti di potere. Questa relazione fatta molto bene e concordo su quasi tutto, ecco, come sempre ci sono cose su cui si può anche discutere, andando però magari forse alla radice, perché torniamo un attimo indietro e diciamo che questo sfondo occulto, no, della massoneria, che in fondo è quello che la rende anche così misteriosa e così da un lato potente. Che cos'è? Cos'è il segreto massonico? Qual è il segreto massonico? I massoni si fondano sulla presenza di un segreto interno, un segreto che dovrebbe essere custodito a tutti, che non può essere rivelato. In realtà questo segreto lo conosciamo tutti, perché è quello a cui è arrivata la ragione umana già nelle religioni indiane, già nella religione egizia. Ed è una constatazione che l'uomo fa quando si interroga sull'esistenza di questo mondo. E quando si interroga sull'esistenza di questo mondo, la ragione umana arriva quasi come un postulato, perché non lo può dimostrare, però arriva a considerare che esiste un principio primo, ecco, un principio, qualcosa da cui tutto è originato. In qualche modo la ragione, il nostro spirito tende a unificare il mondo. E questo principio primo, però, e questo è il vero segreto, questo principio primo è assolutamente inesplicabile, non possiamo pensarlo, possiamo soltanto avere certezza che il mondo che ci circonda è in qualche modo collegato, già spiegare come è collegato è impossibile. Tutto proviene da un principio solo, e questo principio è assolutamente incomprensibile. Ecco, questo è l'unico segreto vero. È un segreto, se volete, che lascia la maggior parte delle persone con le mani vuote, perché cosa abbiamo scoperto? Il centro dell'universo, ma nel centro dell'universo non possiamo dire niente. Attenzione però, perché se il mondo deriva tutto da un principio primo, qualche porta d'accesso c'è a questo principio primo, e la prima porta d'accesso sono io. Perché se diciamo così, questo lo chiamo principio primo perché non voglio usare la parola Dio, è l'origine di tutto, allora lo trovo anche evidentemente dentro di me, perché come è dappertutto è anche dentro di me, e io sono l'unico che ha, diciamo, questa porta d'accesso privilegiata. Dentro di me esiste anche questo principio primo inesplicabile. Allora, vedete, è qui il passaggio della trasformazione dell'uomo a Dio, no? Perché se il principio primo è infinito e bisogna accettare che sia inesplicabile, e questo già scontenta chiunque, allora io stesso sono quel principio, è l'idea del microcosmo-macrocosmo, che
che nel mondo cristiano, che ha invece una teologia in cui il principio primo ha un'identità particolare, ha una sua funzione umana, cioè quasi un uomo che agisce, che ha una sua personalità, no? Come proviene dal Dio della Bibbia, ed è una teologia debolissima, però è la teologia che si era obbligati a seguire. E lì dentro, per tutto il Medioevo, sorgono, Medioevo e poi l'inizio dell'età moderna, sorgono tutte queste società o riflessioni o uomini singoli, come Giordano Bruno, come volete voi, e Rosa Croce, eccetera, che in realtà hanno alla base esattamente l'intuizione che ha guidato, gli indiani quando hanno scritto i Veda, o gli egiziani quando hanno creato la loro religione, che però non è accettabile dai più, perché comprensibile lo è da tutti, ma accettabile no. E allora la coincidenza, appunto, microcosmo, macrocosmo, però apre subito immediatamente un problema gigantesco, no? Cioè, se Dio è dentro in me, in fondo io sono Dio, ma questo Dio è incomprensibile, e allora il male da dove viene? Evidentemente il male viene anche lui, è anche lui inserito nel principio primo, e questo è il salto, Perché questo è che il cattolicesimo non può accettare, che la teologia cristiana non può accettare. Infatti ha un problema enorme nella considerazione del male, la teologia cristiana. Vedete che Agostino dice che il male è non Dio, no? Non è qualcosa, è non Dio. Invece, nel principio, nel segreto massonico, è il segreto, cioè che anche il male in qualche modo proviene da Dio, non c'è niente da fare. E allora lì comincia, perché siccome l'uomo non si accontenta di questo, perché di fronte ha bisogno di qualcos'altro, comincia una proliferazione di teorie, di cose che cercano di mettere in contatto il principio primo con questo mondo qua. E qui nascono allora, per esempio, la cabala ebraica con tutte le sue manazze, gli dèi del bene, gli dèi del male, tutta quella rappresentazione del mondo, che è quella che poi, per esempio, in età moderna ci ritroviamo quando guardiamo Harry Potter oppure Il Signore degli Anelli, perché sono comunque rappresentazioni di questo, no? Di questo processo. E allora guardate che lì dentro è facile che si sviluppi una corrente che sostenga che in fondo se il male viene da Dio, allora io il male lo posso anche fare, perché in qualche modo il male è divino. E che cosa c'è dentro di me? Se Dio è dentro di me e io guardo dentro di me, che cosa trovo? Beh, se appena cerco di afferrarmi, che cosa trovo? Trovo la volontà, quella che Nietzsche chiamava la volontà di potenza, cioè la volontà di essere qui, di non sparire, di affermarmi a spese degli altri. Allora anche la volontà di potenza diventa in qualche modo divina. E il capitalismo è quello, perché il capitalismo è un'espressione della volontà dell'uomo di dominare il mondo. E quindi ha incontrato lì il giro della massoneria, della borghesia. Perché se Dio ha fatto, se Dio è dappertutto e questo mondo è divino, e io sono divino, allora io ho anche la possibilità di prendere questo mondo, di essere il Dio che ci ha fatto questa creazione, che a me non piace perché questa creazione c'è il male, e io trasformo questa creazione in qualche modo identificandomi con il Dio creatore, con una volontà che è divina, ed è quella del capitalismo, perché il capitalismo ha proprio il compito di trasformare completamente il mondo, però non sa dove andare. Questo è il punto fondamentale, perché la volontà di potenza non sa dove andare. E arriva un punto in cui possiede, desidera, vuole avere tutto, vuole avere il comando dell'intero mondo, ma in realtà poi non sa cosa farci, perché comunque ha ridotto il mondo a una cosa e quindi ha riprodotto l'errore della religione che voleva combattere, cioè il principio primo è diventato un qualcosa, in questo caso ancora peggio, un qualcosa che io posso possedere, questo mondo è mio, dicono queste persone. E questo è il vero giro appunto. Guardate che è semplice, perché non è tutti quelli che agiscono in questa direzione, in realtà agiscono a nome di questo, se volete, Dio che non deve essere nominato e che non è il principio primo da cui è partita tutta questa cosa, ma è una sua un sottoprodotto che è appunto il desiderio di possesso. E questo, no, volevo dirlo perché è un po' riportare
riportare le cose alla sua origine, e secondo me permette di leggere meglio, perché è veramente il mondo moderno vede l'affermarsi di una religione, e la religione massonica è questa. Io si parla di borghesia, ecco, secondo me la borghesia è stato uno stadio intermedio dello sviluppo del capitalismo, perché in realtà nelle mani il capitale, nelle mani di una super classe che non credo sia più definibile come borghesia, è definibile, se volete, quasi come un... Un'aristocrazia, una nuova aristocrazia, in senso da fare. Una neo-aristocrazia che ha rimesso la borghesia al suo posto, dove stava, che era una neo-aristocrazia, formata anche da parti della vecchia aristocrazia, perché per esempio la corona britannica, queste cose, ha rimesso la borghesia al suo posto e ha trasformato il proletariato in plebe, perché questo è il suo obiettivo, no? Cioè togliere la coscienza di classe e trasformarla in plebe, che è materia che può essere usata come io posso usare questo bicchiere o questo foglio. Ecco, questo perché la base è il desiderio di prendere il mondo e di usarlo come se fossi il creatore. Cosa ci faccio però? Poi non lo so, perché l'uomo anche se si considera il creatore, il vero punto è oltre questa e loro lo sanno, ma se lo sono dimenticati, come se lo sono dimenticati i cattolici, che non hanno, perché in fondo non lo so. Cristo è l'uomo, è l'uomo che è uno dei tanti che ha capito più profondamente la vera natura divina di questo mondo, come Buddha, come altri, insomma, no? Però se consideri poi Dio, lui singolo, allora ti perdi in una versione del divino che è comunque confinata, limitata e quindi falsa. Quindi anche questa religione è falsa e quindi avrà dentro di sé una resistenza. Io sono il primo resistente a questa religione. Il principio primo che loro vanno a cercare non è il potere, non è il possesso. È qualcos'altro che nessuno sa che cos'è, ma non è il possesso. E quindi sono anche se volete, eretici proprio rispetto alla loro stessa origine. Sono tornato veramente molto indietro, però mi sembrava necessario. Il dibattito è aperto. Io ho qualche domanda. Qualche io sono Gigi Grimaldi, per Campare scrivo e faccio televisione e mi occupo da più di 30 anni di misteri d'Italia e dei fatti che avvengono nella nostra società. Volevo dire, tanto sono molto contento, applaudo questa iniziativa, se ne facessero di più, che come è già stato detto, che qualsiasi cosa ti occupi, purché sia importante, si sbatte automaticamente nella massoneria, non solo in Italia, ormai in tutto il mondo, e non vorrei ripetere cose già dette, per cui passo direttamente a quello che mi stava più a cuore. Io temo, proprio per aver anche studiato tanto, cercando di capire, cercando di misurarmi con un fenomeno con cui ho avuto a che fare più volte, non vorrei che noi commettessimo un errore strategico, e cioè quello di studiare per comprendere fenomeno, la massoneria e il peso che ha nella società, di studiare questo fenomeno attraverso i documenti e la mitologia che la stessa massoneria produce, perché una delle funzioni naturali, quasi istituzionali della massoneria è la dissimulazione, la simulazione e la dissimulazione, e cioè la falsità. Il senso della segretezza della massoneria, secondo me, per la mia esperienza, sta principalmente
nel non far sapere esattamente che cosa sta facendo, dove lo sta facendo e con chi lo sta facendo. Dopodiché la massoneria è bravissima a promozionarsi in quanto tale, e quindi nel momento in cui noi dovessimo studiare la massoneria attraverso gli studi e i documenti prodotti dalla massoneria, non faremo altro che fare da cassa di risonanza a quelli che sono i loro processi dissimulatori rispetto al proprio ruolo e alla propria funzione. Perché dico questo? Perché a volte noi tendiamo a rappresentarci questo fenomeno come una specie di superorganizzazione più o meno monolitica, ovunque presente, una specie di piovra. In effetti poi è così, ma non è solo così. Secondo me la rappresentazione plastica di come funziona la massoneria è un sistema di cerchi concentrici, dove ogni girone, ogni cerchio, rappresenta un livello di segretezza e di potere superiore al precedente. Allora, non tutti i rotariani sono massoni, ma non ci sono massoni che non siano anche rotariani, primo cerchio. Non tutti i mafiosi sono massoni, ok? Però siccome moltissimi massoni sono anche mafiosi, no? Questo rappresenta un secondo circuito, che è un secondo girone che in cui un cerchio si nasconde dentro l'altro, un livello di segretezza e di riservatezza che sfrutta quello precedente. E dirò di più, non guardatemi male, perché è una cosa che sarebbe lunga, ma potrei anche dimostrarvi nomi alla mano, non tutti i massoni sono anche satanisti, ma non ci sono satanisti che non siano anche massoni. Questo cosa significa? Significa che in molti, in diverse strutture negative, cancri, malattie, metastasi della società, hanno capito che c'è un punto di riferimento rispetto al quale non si può mancare. Questo punto di riferimento è la massoneria. E per farvi un esempio semplice, dicevamo prima, no? Non ci sono rotariani, non ci sono massoni che non siano anche rotariani, non ci sono mafiosi che non siano anche massoni, non ci sono satanisti che non siano anche massoni, non ci sono satanisti dei servizi segreti che non siano anche massoni. Faccio l'esempio, Andrea lo conosce bene perché ne abbiamo parlato più volte, di Michael Aquino. Michael Aquino è il Papa Nero della Chiesa di Satana, e quindi quando parliamo della realizzazione del male come strumento di affermazione del proprio potere nella società, di questo parliamo, quando parlo di satanismo, questo parlo di male senza limiti. È anche il responsabile, è stato anche per molti anni il responsabile delle operazioni di guerra psicologica dell'NSA all'interno dei servizi segreti militari americani. Quindi, quando parliamo di questo genere di strutture, parliamo, come è stato giustamente detto, io avrei applaudito ma mi sarei sentito come di interrompere, la nuova aristocrazia della società. E noi non dobbiamo, secondo me, correre dietro alle origini della massoneria come le dipinge la massoneria. La massoneria in realtà, secondo me, da quello che posso aver capito io leggendo, nasce in un momento preciso della storia, e cioè nel momento in cui si afferma il cristianesimo come religione di Stato dell'Impero Romano con Costantino. Perché tutte le aristocrazie legate alle varie, ai vari politeismi, ai vari dei che esistevano nella società romana e che convivevano, si trovano a dover, per non scomparire, a dover cominciare ad agire sotto traccia, ad essere invisibili ma presenti, non manifesti ma determinanti, ad esercitare un ruolo determinante nella società, che è quello che i massoni, in effetti, alla fin fine, dicono di se stessi.
si viene cooptati nella massoneria solo ed esclusivamente in un caso, nel caso in cui i fratelli ti riconoscano, non ci si iscrive alla massoneria, si viene chiamati, come una persona che può avere un ruolo determinante nella società. Questa è la nuova aristocrazia. Evidentemente con lo sviluppo dei processi che il capitalismo ha sviluppato al giorno d'oggi, questo tipo di funzione è estremizzata all'ennesima potenza. Perché? Perché come tutti sappiamo la ricchezza non si crea e non si distrugge, si trasferisce, e se non la si distribuisce si concentra, questa è la verità. E queste aristocrazie l'obiettivo chiaro in testa ce l'hanno. Dio è la massima concentrazione della ricchezza nelle mani giuste, secondo loro, naturalmente. Questa è la funzione che secondo me oggi ha la massoneria. E guardate che quando loro pensano il mondo, lo pensano come noi potremmo pensare a una partita di risico. Non ci sono persone, ci sono merci, e le persone sono merci che si comprano, si vendono, si smaltiscono quando non sono più funzionali. Guardate che quando noi ragioniamo sul ritorno delle destre in Europa, lo spettro del nazismo che vediamo tutti i giorni camminare anche in mezzo a noi, al giorno d'oggi anche il tassista vi fa un discorso parlando di razzismo, parlando di immigrazione, parlando di altri tipi di situazioni del genere, non è casuale, non è casuale. Per esempio, i massoni, che sono anche satanisti, tutti sono anche evoliani. Cioè parliamo di razzismo spirituale e di nazi-satanismo all'interno della massoneria, perché uno dei cultori, forse l'inventore in Italia, non solo in Italia perché è seguito e ha adepti in tutto il mondo, della tradizione esoterica che dai romani risale fino al giorno d'oggi è proprio Julius Evola. Quindi evidentemente questi tipi di strutture, questi tipi di organizzazione, queste nelle loro multiforme manifestazioni di nuova di neo-aristocrazia sono non solo un pericolo per la società e per la democrazia, sono l'antitesi della democrazia e sono l'antitesi di una interpretazione, di una lettura sociale della convivenza civile. Lo stesso concetto di società viene messo in discussione da questi tipi di persone. E non per nulla i processi politici a cui assistiamo, molto più semplici, molto più elementari, molto più evidenti, di che cosa ci parlano? Ci parlano della trasformazione di strutture politiche come i governi in consigli di amministrazione che fanno riferimento a una proprietà, a un capitale che non gestisce direttamente le strutture. Quindi una battaglia autentica per la democrazia non può, il socialismo per la democrazia, per il comunismo per la democrazia, per una democrazia autentica e non formale, non può non passare attraverso un fronteggiare nella maniera più decisa e più determinata possibile fenomeni come questi. Grazie.